Cari, buongiorno, buongiorno, buongiorno. L'ha letto il libro? Non ho capito. L'ha letto il libro mio? Il suo libro, l'ho guardato, lo devo giudicato leggere. Lo ha giudicato un po'. Giudicato non mi permetterei leggere, mai. Non mi permetterei mai. Si deve permettere di no, da lo posto. Voglio leggere bene, conoscere bene. Il signor Vittorio Gorini e viene da Perugia. Auguri a tutti. Allora, il signor Gorini, innanzitutto perché questo nostro vicino è vestito in maniera così strana? Non è. Si è perso un gallone qui. Sì, e tanto qui andiamo tutti in decadenza, Gerardino. No, speriamo di no, Gorini, perché dice così? Se seguitiamo così, andiamo in decadenza. Scusate, in famiglia c'è del bene e c'è del brutto. Sempre, come tutte le cose della vita. C'è il basso, io so basso, lei alto, sì. Quello è bello, quello è brutto. C'è anche chi sta in mezzo. È una famiglia. È una famiglia. In questa famiglia, lei mi ha domandato, io devo rispondere. Questa è da domatore. Da domatore, perché domatore. Lei lavora al circo, signor Gorini. No. No. La belva non esiste, è invisibile. Cioè, si tratta, il significato del vestiario mio, domatori, si tratta di dominare se stessi. Sì. Cioè, cercare di non far del male e possibilmente far del bene. Questo è il significato. Il signor Gorini è un filosofo, perché ha detto una cosa molto bella. La belva. È in noi. Ecco. La belva in noi. La belva. C'era chi diceva l'uomo è una bestia. No. No, non è quello. Non è una bestia, no. Ma rischia di esserlo. E grazie. Quindi vestito da domatore uno lo tiene a bada. Queste quattro parole cercate di immagazzinarvele, perché io ci ho messo 78 anni per impararle. E lei invece ci dà modo a noi di impararle in pochi minuti? No, col crescere, col campare si impara. Vede che il Padre Eterno ci dà il tempo, ma se ci diamo le rivolverate smettiamo la scuola. Sono perfettamente d'accordo, signor Gorini. Questo film lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro. Potete glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose. Perché fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero.